amici di Orizzonte Scuola TV, siamo con il presidente di ANIEF, Marcello Pacifico. Ci occupiamo di legge di bilancio, di rinnovo del contratto e non solo, proprio dell'attualità scolastica, questo speciale sì, di a tu per tu, ciclo di interviste con i protagonisti del mondo della scuola. La puntata la potete rivedere sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale YouTube, oltre che sul nostro sito orizzontescuola.it. Do il benvenuto allora al presidente di ANIEF, buon pomeriggio, grazie per essere con noi, presidente. Ecco, abbiamo ripristinato l'audio, presidente, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, presidente, è un altro momento caldo della scuola, siamo alla fine dell'anno e fine dell'anno significa legge di bilancio. Legge di bilancio che mai come quest'anno è una corsa contro il tempo. In realtà però per la scuola credo che ci sia ben poco. Anche dal punto di vista degli emendamenti c'è qualche cosa, ma bisogna vedere, no? ANIEF si è mossa tanto, ho presentato anche tramite i rappresentanti di Parlamento degli emendamenti. Ecco, qual è lo stato della situazione e se lei è poi anche ottimista sul prosieguo della lettura della legge di bilancio, corso di conversione in Parlamento. In primo luogo, come sindacato, vogliamo ribadire, noi siamo sindacato, non siamo né partito né deputati o senatori. Il nostro compito è quello di segnalare sempre, sempre a chi ci governa quali sono le urgenze. Lo abbiamo fatto nel decreto aiuti quater, lo abbiamo fatto nella legge di bilancio, quindi sono due provvedimenti che in questo momento potrebbero portare qualche novità per la scuola, ma anche per l'università, la ricerca, il comparto in generale, mentre ancora ci sono i tavoli in ARAN. Certamente la legge di bilancio, dobbiamo dire, così come è stata scritta, sembrerebbe che non si occupi di scuola, addirittura si vanno a fare dei tagli, quindi noi abbiamo cercato di presentare, di suggerire più di 40 proposte emendative. In questo momento mi risulta tra gli ammissibili che si discuterà sull'organico aggiuntivo, anche sullo stesso dimensionamento, che è l'unico provvedimento in buona sostanza che è stato preso nella legge di bilancio per portare le scuole di nuovo a 500 o a 300 in base agli alunni come preside e come DSG. Mentre al decreto legge quater discutiamo tanti altri temi, concorso straordinario, i licenziati, il contenzioso per dirigente scolastico, ci sono altri temi. Noi speriamo che la politica non sia miope e vada veramente a capire che c'è questo problema, e poi abbiamo fatto un incontro con il Ministero dell'Istruzione, con il capo di gabinetto, e abbiamo sottolineato i temi fondamentali sulla mobilità, anche sull'insegnamento per chi si abilita all'estero, così come abbiamo segnalato l'importanza di una riforma del sistema di reclutamento dei precari. Ecco, sono tutte cose sul tavolo, Andrea. Le abbiamo messe, il compito del sindacato è di metterle, di farsi ascoltare dalla politica, poi ovviamente i politici rispondono di quello che fanno di fronte agli elettori. Sono parole abbastanza nette, quelle sue, Presidente, ma le volevo chiedere, ecco, proprio sono già passate circa 40 giorni dall'avvento del governo Meloni e soprattutto del nuovo ministro dell'Istruzione e del Merito, ecco, Giuseppe Valditara. Le chiedo, ma lei è d'accordo su questa dicitura, no? Merito, davvero si può declinare merito nell'accezione poi più pura del termine, allo stato attuale, ecco, crede davvero che possa essere la dicitura esatta? Ma se corrispondessero alle parole ai fatti potrebbe essere utile. Io mi ritrovo in legge di bilancio 125 euro, Andrea, 125 euro di aumento per le badanti e le colf, meno male, e non mi ritrovo soldi per chi lavora a scuola. Allora, non è il contratto è il 19-21, questa cosa permettimi di chiarirlo, molti ci stanno Ecco. scrivendo, il contratto riguarda anno 2019, anno 2020, anno 2021. Mi Sono posso 4 anni permettere, fa. Presidente, ieri, cioè,
tweet abbastanza discutibile di un, diciamo, di un membro di un Parlamento, del Parlamento, tra l'altro molto vicino a Giorgia Meloni, Donzelli su Twitter, parlava appunto che è arrivato il governo e si è rinnovato il contratto. In realtà le cose non stanno così. Allora, il contratto sono soldi stanziati nelle precedenti leggi di bilancio. Questo governo ha messo mezzo miliardo in più rispetto a tutti i dipendenti pubblici. È il motivo per cui noi abbiamo accettato quell'accordo, è il motivo per cui abbiamo recuperato 2,5 punti rispetto al precedente contratto 16-18, che ha dato 3,5 punti rispetto a 11 punti di inflazione del decennio. Abbiamo recuperato qualcosa. Però, se qualcuno mi dice Pacifico, ma il 2022 c'è un'inflazione di 7 punti, il 2023 c'è un'inflazione di 4 punti, che avete fatto? Io ricordo che il 22, 23, 24 è materia di un nuovo contratto e che esiste un istituto dell'indennità di vacanza contrattuale che dovrebbe obbligare il governo a dare nelle more della ricerca delle nuove risorse per il nuovo contratto almeno il pagamento del 50% del tasso di inflazione programmata, che vuol dire ANIEF ha individuato in 6 miliardi. Noi dovremmo avere a gennaio altre 150 euro in più, oltre i 120 euro del contratto, per l'indennità di vacanza contrattuale. Se non vengono date, non è che è colpa del sindacato, è colpa della maggioranza di governo che tradisce una legge. Dopodiché qualcuno potrebbe obiettare la legge, diceva, se si mettono i soldi in legge di bilancio. E ho capito, allora il bilancio serve a questo, bisognava mettere questi soldi. Noi lo sapevamo. Eravamo convinti di questo. Se il governo non li mette, non è il sindacato che non fa quello che deve fare. Il sindacato cerca di farlo. E il sindacato, nella mia persona, nell'ANIEF, ha denunciato che in questo momento mancano 6 miliardi in legge di bilancio per tutti i dipendenti pubblici, ovviamente la metà nella scuola, 3 miliardi per dare quei 150 euro che ci spettano. Molto importante, l'ha detto lei anche in una precedente risposta, è quello che riguarda l'organico Covid. C'è molta attesa su questo, a tante sono le richieste che ci arrivano di ripristinare l'organico Covid, farlo diventare praticamente un organico aggiuntivo a pieno regime. Ecco, quali possono essere le speranze da qui alla fine dell'anno, anche tramite la legge di bilancio? Andrea, non solo le speranze, se questo organico aggiuntivo l'abbiamo ribattezzato organico PNRR, che vuol dire? Vuol dire che se tu obblighi le scuole e li obblighi a spendere miliardi di euro, se non gli dai il personale che è libero di poterle spenderle questi soldi, non dico che chi assumi con l'organico aggiuntivo deve fare il PNRR, dico che l'organico aggiuntivo dato alle scuole può permettere a ogni singola scuola di liberare risorse in professione docente, in professione amministrativa, che vanno a lavorare sul PNRR. Come ci si lavora sul PNRR? Sulla progettazione, sull'organizzazione e sull'attuazione. Allora, se non abbiamo un organico aggiuntivo per il PNRR, noi rischiamo, rispetto a questi miliardi che sono arrivati nelle scuole, di perderli, come sta succedendo per gli altri soldi del PNRR. Tanti miliardi per ricostruire case, autostrade, porti, infrastrutture, tutti persi perché non si ha la capacità degli enti locali, delle regioni, dello Stato di sapere spendere i soldi dell'Europa. Le scuole potrebbero essere in grado di spenderle. Ma senza un organico ad hoc che in questi 3 anni, 4 anni, 5 anni, fino al 2027 possa aiutare le scuole a spenderle, noi purtroppo saremo in difficoltà, perderemo questi soldi. Ahimè, Andrea, non ci arriveranno più questi soldi, sono gli ultimi soldi da 20 anni a questa parte che potevano arrivare alle scuole. E per colpa, e sai, e quando fai un progetto, tu paghi i soldi per la progettazione, per il monitoraggio, per la realizzazione. Tu non puoi pensare di dare tanti miliardi alle scuole e non dargli le risorse umane per poterli sviluppare. Significa condannare le scuole a perdere quei soldi. Abbiamo cercato di spiegarla alla Meloni, abbiamo cercato di spiegarla a Fitto, abbiamo spiegato a Valditara. Non lo vogliono mettere in legge di bilancio, lo mettesse il 2 gennaio. Lo devono fare subito, se no noi perdiamo i soldi dell'Europa.
Presidente, una battuta gliela faccio fare anche sul tema che magari non è propriamente, non riguarda la scuola, ma anzi in realtà riguarda, diciamo, parallelamente. È quello che oggi, non so se ha letto sul quotidiano Libero, un'intervista del ministro Valditara in cui parlava della possibilità, no? Del reddito cittadinanza, della scuola di cittadinanza, ecco, tutta questa questione. C'è un emendamento della Lega, probabilmente anche avallato dal Ministero, cui si legge che si potrà prendere il reddito cittadinanza solo se si è finita la scuola dell'obbligo. Ecco, lei crede davvero che questa battaglia ideologica, forse un po', portata avanti dal Ministero sia davvero corretta in questo periodo? Prima il Ministero dovrebbe fare in modo di estendere la scuola dell'obbligo. Ragazzi, qua stiamo scherzando. Noi abbiamo 3 milioni e mezzo di NEET dai 15 ai 30 anni e poi l'obbligo scolastico in Italia a 16 anni. Allora, noi dovremmo innanzitutto allungare l'obbligo scolastico, poi dovremmo anticipare di un anno l'obbligo scolastico. Ci fu tanta querelle in campagna elettorale, ma se la società cambia e se siamo più svegli, più evoluti fin da bambini, più reattivi, più membri di una comunità globale, dovremmo fin dall'inizio estendere questo obbligo e poi dovremmo ripristinare l'insegnamento per moduli. 10 anni fa, 12 anni fa, si insegnava nelle nostre scuole con 3 maestri, 4 maestri, in base alle aree. Oggi tanti. Veramente, anche in legge di bilancio, hai visto, si finanzia lo STEM, lo STEM, lo STEM, lo STEM, lo STEM, ma per quale motivo nella scuola elementare una maestra deve insegnare in competenze logico-matematiche e in competenze linguistiche e in competenze anche di lingua straniera? Ma stiamo scherzando? Allora, piuttosto di educare quell'uno su tre che arriva alla scuola superiore negli ultimi anni, ma perché non cominciamo a battere le barriere fin dai primi anni, potenziando gli organici? Una vera riforma oggi dovrebbe ripristinare l'insegnamento per moduli, dovrebbe cambiare gli orari dell'obbligo. Per favore, finiamola con tutta questa propaganda. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, dobbiamo rimuovere tutti quegli ostacoli per cercarlo questo lavoro. E il primo ostacolo è la mancata istruzione, ma non nella filiera, Andrea, terminale. Nella filiera iniziale, poi vediamo nella filiera terminale cosa dobbiamo andare a fare. Ma le differenze dei nostri bambini e delle nostre bambine purtroppo accadono nella filiera iniziale. L'ultimo provvedimento del governo, e chiudo, vuole scuole con 1.000 alunni. Voi l'avete capito? Io vi faccio un esempio: in provincia di Palermo, esempio, Collesano, Gratteri, Lascari, Caltavuturo, stiamo parlando di comuni a 30-35 km di distanza. Fare un unico istituto comprensivo senza mezzi che permettano alle famiglie di fare frequentare ai propri bambini le scuole, senza mezzi che permettano al personale di potersi muovere. Ma l'abbiamo capito che quando in un raggio di 180 km non siamo a Parigi, siamo in realtà in Italia, dove non ci sono collegamenti, dove lo Stato non esiste. Manteniamo i comuni con 3.000 abitanti e poi eliminiamo le scuole. Allora, su questo dobbiamo riflettere. Dopodiché, non mi si dica che è il PNRR. Il PNRR sono risorse. Quando uno utilizza il PNRR per tagliare, per poi dire reinvestiamo, non ci ha capito niente del PNRR. Questo lo devo dire chiaro. Presidente, l'ultimissima domanda gliela faccio invece sulla parte del contratto, perché finita la parte economica c'è la questione normativa. Ecco, ANIF è nel tavolo, pieno titolo, ed è, quindi c'è la seconda parte di questo contratto firmato per la parte economica a novembre, si continua e secondo Naddeo si va verso una conclusione a gennaio. Colei è così fiducioso come presidente dell'Aran, e poi le chiedo quali sono i punti su cui non indietreggerete? Ah, ma certamente, se qualcuno mi chiede: Pacifico, ma facciamo i livelli professionali? Io ti rispondo: e i soldi? Ce li hai i soldi? Se non hai soldi, rimane carta scritta, carta vacante. È scritta, per carità, ma senza contenuti. Allora,
Noi abbiamo presentato alle forze politiche delle proposte, per esempio, sull'ordinamento professionale del personale ATA, dei DSGA. Allora, per poterlo fare ci vogliono le risorse. Se ci sono le risorse, noi lo facciamo. Cambiamo i livelli, cambiamo i profili professionali, valorizziamo un po' tutti, dei DSGA, i facenti funzione, un po' tutti quelli che lavorano nella scuola dell'autonomia. Ma senza risorse è un esercizio inutile di retorica. E bisogna firmare? No, no, assolutamente no. Si firma se abbiamo delle cose che migliorano la vita di chi lavora nella scuola. Poi ovviamente il nuovo contratto, a parte la parte economica, le parti restanti del contratto non riguardano solo i profili professionali, riguardano tanti altri aspetti. Per esempio sulle sanzioni disciplinari noi siamo contrari a inasprire quello che già la legge dice. Sulle relazioni sindacali noi vorremmo riportare alla contrattazione materie. La scuola che si delinea, Andrea, è una scuola dove darà in futuro sempre più soldi alla contrattazione integrativa, cioè ad alcuni rispetto a tutti. È il modello della ricerca, il modello dell'università, non lo so se è il modello europeo, però è questo il modello che si configura. Ecco perché con la firma del contratto sulla parte economica noi come ANIEF cercheremo di entrare in ogni scuola, cercheremo di andare a vigilare sui singoli contratti di istituto. E speriamo che siano 8.000 e non 6.000. Noi vogliamo difendere le scuole autonome, le sedi di presidenza, vogliamo aiutare l'RSU, nomineremo sindacalisti in ogni scuola finalmente, dopo la firma del contratto ne abbiamo potestà. Lo faremo perché? Perché dopo il contratto nazionale vogliamo cambiare i contratti di istituto. Grazie, grazie Presidente per essere stato con noi, la ringrazio e le do appuntamento a un prossimo speciale su Orizzonte Scolastico. Grazie a voi di Orizzonte Scuola e ci vediamo presto. Abbiamo dunque trasmesso l'intervista con il Presidente di ANIF, Marcello Pacifico, come dicevo in apertura, l'intervista, come tutte le altre, le potete rivedere sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Vi do dunque l'appuntamento a un prossimo speciale, sempre su Orizzonte Scolastico. Grazie e a presto.